Buon pomeriggio a voi e buona settimana. Allora, oggi devo necessariamente prenderla un po' alla lontana, anche se cercherò di essere molto sintetico. Allora, circa 3 anni fa, quando ho aperto questo canale, mi ero presentato come uno che così nella vita si occupava di economia e di marketing e che era un simpatizzante della Lega e un sostenitore di Matteo Salvini. Anche perché insomma il percorso che aveva fatto la Lega era un percorso importante che aveva portato finalmente la Lega a governare in questo paese. Nel 2018, vi ricordate, insieme al Movimento 5 Stelle. Poi, siccome io ho sempre sottolineato un aspetto che per me è fondamentale, e lo voglio ribadire soprattutto per le persone che magari appunto non mi conoscono. I politici non vanno valutati per la simpatia, i politici vanno valutati per le loro idee, le loro iniziative, i risultati che riescono a raggiungere. E obiettivamente devo dire che quello che nel primo periodo è riuscito a combinare Matteo Salvini è stato un qualcosa di davvero disastroso. Se vi ricordate, sin dal Papete, dove ha dato per scontato, credendo alla parola, di uno come Zingaretti, un comunista come Zingaretti che gli aveva detto: stai tranquillo, non preoccuparti, io mai farò un governo con il Movimento 5 Stelle. Siccome lui in quel momento era arrivato nei sondaggi fino al 38%, ha detto: perfetto, faccio cadere questo governo, si va alle elezioni e faccio cappotto e divento il premier. Peccato che è stato estremamente ingenuo e un politico di quel livello non può essere ingenuo ed è rimasto fregato. E da lì è iniziata la sua discesa, con tutta una serie incredibili di errori, fino a quando, un po' perché ha dovuto fino a un certo punto vendersi al sistema, perché probabilmente ricattato dal Partito Democratico e dai magistrati di sinistra per quanto riguarda la faccenda del Russiagate. Vi ricordate Savioni, Lenel, tutta questa storia? Tutto questo fascicolo è nei cassetti dei magistrati di Milano, che semplicemente se Salvini non fa il bravo ragazzo, apriranno un giorno quel cassetto e Salvini avrà finito con la politica. Quindi Salvini, piuttosto che ritirarsi come avrebbe fatto un vero patriota e uno che ama il proprio paese, invece ha deciso di vendersi al Partito Democratico. E non contento, e arriviamo ai giorni nostri, sta distruggendo, ha distrutto praticamente elettoralmente il centrodestra, perché non ha accettato che Giorgia Meloni abbia potuto mettere la freccia, che vorrebbe dire che se Fratelli d'Italia fra un anno fossero il primo partito, il premier sarebbe Giorgia Meloni e non Matteo Salvini. E quindi tutto quello che è intorno, Matteo Salvini cerca di distruggerlo. È riuscito nella grande impresa, no? Di creare divisioni ovunque, no? In Italia, per quanto riguarda le elezioni per i sindaci delle varie città e dei vari paesi, no? Clamoroso quello che è successo a Verona, clamoroso però è stato anche il non accordo qualche mese fa per i sindaci di Milano e di Roma. Insomma, sta distruggendo il centrodestra e la domanda che io mi faccio, ma forse è tutto voluto? Punti domanda? Forse sta nel gioco appunto di essersi venduto e di vendersi al Partito Democratico, che non avrebbe nessuna chance di vittoria il prossimo anno. L'unica chance che potrebbe avere è appunto una divisione del centrodestra, anche perché Berlusconi è da mo' che si è venduto al Partito Democratico
che ricordo sempre la mia posizione al riguardo, il Partito Democratico rappresenta il partito di riferimento dei democratici americani che sono il sistema, che portano avanti il sistema, il grande reset nel mondo. E quindi prossimo anno ci saranno le elezioni ed è evidente che se il centrodestra si presenterà in queste condizioni e se Forza Italia, che sta già amicando al centro e dal centro verso sinistra, si presentassero in questa maniera, potrebbero davvero essere perdenti. Non che questo ci interessi, attenzione, io non vi ho fatto tutto questo discorso perché è una cosa che mi interessa, una cosa che mi dispiace nella maniera più assoluta, perché anzi, come dal titolo, io godo il fatto che sempre meno gente vada a votare, anche se poi, e io l'ho ammesso perché io vi dico esattamente le cose come stanno, io non vi nascondo nulla, anche se ieri mi sono fatto ingolosire, non ho accettato di non andare a votare sapendo che dall'altra parte c'era un esponente del Partito Democratico nella mia città a Monza come Pilotto, perché per me, vedete, il Partito Democratico in questo momento è il male assoluto. Gli altri sono sì dei venduti, quindi forse da un certo punto di vista sono anche peggio, però per me davvero il Partito Democratico è fumo negli occhi e chiunque vinca, anche Babbo Natale, è meglio del Partito Democratico. E quindi ci ho provato, anche se poi, ripeto, sono molto contento che sempre meno gente va a votare. E addirittura in questa seconda tornata elettorale il 10% in meno è andato a votare rispetto alla prima tornata, dove si era arrivati intorno a un 52%, adesso a livello nazionale ieri sono stati il 42%, neanche più un italiano su due va a votare, e questo deve continuare, perché per me il vero obiettivo è quello di continuare a cercare di creare un movimento d'azione popolare. Quelli che mi scrivono che però solo dall'interno si possono cambiare le cose, io rispondo ni, perché vedete, questo avrebbe una sua logica, questo sarebbe accettabile se noi fossimo in una democrazia. Siccome non lo siamo più, qualcuno addirittura parla di dittatura, che forse è esagerato, ma sicuramente non siamo una democrazia compiuta. E allora non vale nulla entrare in un Parlamento con il 2%, perché questi ti massacrano all'interno del loro tritacarne, ti fanno fuori, ti limitano al massimo. L'unica possibilità è un'azione esterna forte ai palazzi. D'altronde noi abbiamo anche degli esempi, sia in Italia che all'estero nel recente passato. Addirittura abbiamo qualcuno che ha creato, se vi ricordate, un movimento temporale per pochi mesi, le Sardine, giusto per impedire alla Lega e alla Borgonzoni di vincere le elezioni come presidente della regione dell'Emilia-Romagna. Questo è stato il loro obiettivo, l'hanno centrato, è stato riconfermato Bonacina e poi sono spariti. Oppure anche un po' come il Movimento 5 Stelle Prima Maniera in Italia, no? E perché non ricordare in Francia i Gilets Jaunes? Non fanno parte dei palazzi, fanno le azioni dall'esterno. Poi è evidente che le persone che sono attive all'interno del movimento, che fanno parte del movimento, possono andare eventualmente a votare se c'è un partito che magari sposa il progetto, il programma del movimento. Se io ho un programma dove metto ai primi posti il lavoro, il salario minimo, le pensioni minime, i disabili, e qualcuno dei partiti sposa questi punti, nessuno mi vieta di dare poi a livello elettorale l'appoggio a questo partito. Però l'azione deve partire dall'esterno. Questo almeno è il mio punto di vista. Con questo vi saluto, vi auguro un buon pomeriggio e ci sentiamo stasera.